Politica e potere non sono la stessa cosa, perché? Perché non lo sono, cioè la confusione tra politica e potere è cominciata molto presto, e la politica è sempre una lotta per separarsi dal potere. Il potere ha le sue leggi, lavora di suo, non ha bisogno né di partecipazione, non ha bisogno altro che di voglia di potere. E quindi la politica, man mano che comincia, ma Giacomo Machiavelli anche non si vede, ma Giacomo Machiavelli quando comincia la politica comincia sempre per strappare la libertà e la voglia di partecipazione degli esseri umani, di strapparli alla macchina del potere, che è cieca, anonima, meccanica, eccetera. Quindi non è evidente, perché siccome certi movimenti hanno detto noi vogliamo la conquista del potere per fare la politica che vogliamo noi, c'è stata questa confusione. E le donne come c'entrano? Le donne c'entrano perché il femminismo della differenza, abbiamo capito, con l'autocoscienza, con la relazione tra donne, con il risveglio dei desideri, con la liberazione dei desideri, abbiamo capito molto presto che ci sono tantissime forze, energie, che basta liberarle e aiutarci perché la condizione femminile sia nuova, diversa, libera, più piacevole. Sempre problemi ci sono, perché i problemi ci sono sempre. Ma abbiamo capito che possiamo fare a meno di quella cosa, di quel miraggio maschile, che adesso sta morendo anche tra gli uomini giovani, quel miraggio maschile del potere. Solo che questo è andato molto bello, è stato, questo era tutto il femminismo dagli Stati Uniti al Giappone che aveva capito questo. Poi c'è stata la risposta dei partiti di sinistra, dello Stato, della Comunità Europea, che hanno detto no, quello che a voi serve è adesso di avere potere come insieme agli uomini, perché bisogna fare la parità tra gli uomini e le donne. E hanno hanno messo dentro al femminismo questa idea della parità, cioè invece di andare a inventare una società nuova, le donne, invece di questo ci hanno messo in mente, non a me però, hanno messo in mente che bisognava prendere potere. Allora noi di idioti abbiamo rilavorato tutti questi temi e abbiamo capito che bisognava dire la cosa più semplice: politica e potere non sono la stessa cosa, proprio come per aprire gli occhi alle persone, donne e uomini, aprirli davanti a una evidenza. E la politica invece che cos'è? La politica è il partecipare liberamente, secondo i propri desideri, alla convivenza collettiva. La società è piena di gente differente gli uni dagli altri, ci sono delle ingiustizie, ci sono desideri che restano non realizzati, ci sono delle sopraffazioni. La politica è la lotta perché ci sia possibile eliminare le sopraffazioni, la non libertà, le ingiustizie, e che ci sia quindi questo esserci in prima persona con i propri desideri. Non importa che siamo tutti pari, forse non è neanche possibile, ma che esserci davvero con il proprio desiderio, eccetera. E questa è la politica, da sempre. Ma noi non fate la stessa cosa di dividere qui la politica dal potere? No, il potere va da... Confusione, il potere si insinua sempre, c'è sempre la logica del potere nei rapporti tra gli esseri umani, tra madre e figli, tra marito e moglie, anche tra amiche, tra professori e allievi, c'è sempre il potere. Infatti la politica è lotta, sempre lottare per strappare al potere, alla sua macchina, strappare libertà. Sì, non è uno di qua, uno di là, no. Il potere è sempre, appena ci sono dei rapporti tra esseri umani, c'è questa cosa. Ma questo qui l'abbiamo avuto già la lezione, secondo me buona, per l'essenziale, di quel pensatore francese che chiamiamo Foucault. Lui è quello che ha fatto degli sbagli, perché non conosceva l'idea di autorità, non conosceva l'idea, quindi ha fatto degli sbagli. Ma l'essenziale l'ha detto lui, l'ha mostrato, io penso che avesse ragione. Ok. Vabbè.